Ebbene, in realtà bisognerebbe anche ridare la parola al professore Picone. È vero che non so se ci sono degli interventi, però per la presentazione per una. Sì, allora facciamo intervenire. Sì. Non sarà una conclusione perché quella me la riservo per un terzo intervento, quindi. Però voglio soltanto dire che le cose che diciamo, le parole che diciamo, le diciamo in presenza di una registrazione e quindi saranno registrate e messe sul sito della rivista, potremo vedere tutto quello che abbiamo detto, questo ci impegna ancora di più nelle cose che diciamo e che stiamo dicendo. Non è un qualcosa che diciamo per stare qui, è un qualcosa che diciamo e resta lì, che tutti potranno vedere e che ci impegna anche per il futuro. Questa è una prima osservazione. E di questo, comunque, di questo aspetto, come di molte altre cose, dobbiamo rendere grazie al Palumbo Multimedia, che è l'ambito, come dire, informatico, che consente, per merito in particolare di Vincenzo Federico, con tutti quelli che collaborano con lui e che collaborano con la casa editrice Palumbo, di rendere operativo questo nostro progetto. Cioè, se noi siamo qui, se realizziamo tutto questo, se lo portiamo avanti, dipende anche da questa sinergia. L'altro aspetto su cui volevo richiamare la nostra comune attenzione, l'avrete visto, l'avrete sentito, non c'è solo una consonanza forte tra chi è intervenuto attorno a questo tavolo, da diversi punti di vista, c'è una consonanza degli affetti, se così si può dire, cioè c'è una rete di relazioni che è estremamente importante, che è quello che ci consente di credere, di pensare che si possa andare avanti in questa relazione. E cioè, non soltanto ci troviamo in sintonia su un modo di vedere l'antico, la sua relazione con il moderno, ma in realtà credo che le cose che sono state ricordate, cioè le relazioni che ci sono tra chi ha insegnato e chi è stato allievo, l'affetto che si è andato a realizzare, l'affetto che c'è tra di noi, me lo consentiranno Alessandro Maurizio e gli altri amici che sono tutti qui presenti, ci consente di sviluppare il nostro discorso su un versante che un pedagogista bolognese aveva definito in un convegno come l'emozione del conoscere, perché l'emozione del conoscere diventa un qualcosa di fondamentale, cioè se noi siamo in grado di comunicare qualcosa, in questo caso le differenze, l'importanza dell'antico, il suo aiutarci a porci di domande, è perché abbiamo questa capacità di uscire da noi in questa dimensione. E devo dire, il nostro mondo di oggi è un mondo globalizzato in cui lo spazio si è moltissimo ridotto, quindi anche il tempo naturalmente, ma è un mondo di oggi che in realtà crea, proprio perché ha ridotto lo spazio e il tempo degli spostamenti, crea delle distanze terribili che viviamo ogni giorno, ma che più banalmente viviamo anche nella relazione tra le generazioni. Non dobbiamo mai dimenticare questo, credo. È molto difficile insegnare perché in un tempo molto breve si crea uno spazio molto grande tra le generazioni. Questo credo che lo avvertiamo tutti. Allora la differenza è anche questa. Mi è capitato con Rita, e grazie a un invito che mi era venuto in particolare da Maurizio Bettini, di occuparmi di realtà generazionale occupandomi del Ficis in particolare, cioè di un testo naturalmente antico. Allora, siamo in grado di superare questo scarto generazionale, la distanza che c'è tra noi, i nostri allievi, tra padri e figli, siamo in grado di recuperarlo e su quale modello? Da questo punto di vista gli antichi anche ci insegnano qualcosa, ancora una volta, non perché ci danno una risposta, ma perché ci aiutano a porci domande. Noi ci siamo posti il problema, l'ha posto magistralmente Maurizio e l'ha rilanciato benissimo Alessandro, ci siamo posti il problema della differenza, delle differenze, ma le differenze non le abbiamo anche tra di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nel nostro modo di insegnare, non è questo il problema che ci troviamo davanti. Allora, facciamo cose tanto diverse quando ci occupiamo di classico, così come è stato definito benissimo da Elisa, e contemporaneo, sono questioni che ci dobbiamo porre. Faccio soltanto un piccolissimo esempio su questo versante, parliamo di ricerca dal punto di vista anche della didattica nella scuola, perché si fa ricerca. Ma che modello di didattica abbiamo in mente noi? Un modello di didattica che mira alla competizione
oppure che mira alla collaborazione nel momento stesso in cui costruiamo didattica. Perché vi dico questo, ve lo dico, perché abbiamo un paio di anni fa fatto, un anno e mezzo fa per la verità, un'esperienza bellissima con docenti di diversi licei in una sede di un altro liceo palermitano, che è il liceo medio, una traduzione che è stata cooperativa, per così dire, tra diversi gruppi di studenti che venivano dal liceo di un testo che è la media tecnica, in cui non c'era soltanto lo studente bravo nel tradurre che diventa primo e riceve il premio perché è primo, ma c'era un gruppo di lavori in cui c'era quello che era bravo nel tradurre e quell'altro che era bravo nel dare, come dire, nel rendere la parola teatrale che potesse andare sulla scena. E i diversi gruppi si misuravano assieme, e c'era un regista, e c'era un'attrice, e c'era persino un filologo in tutto quello che cercava di collaborare. E abbiamo fatto un bellissimo lavoro assieme. Allora, per carità, non intendo proporlo come modello, però è una modalità di fare didattica in cui l'apporto, come dire, di competenze specialistiche, che può, di conoscenze specialistiche che può venire dallo studioso del teatro antico o da chi conosce, cerca e ritiene di conoscere un po' la lingua e le valenze che determinati termini hanno, viene declinato su un altro versante e in cui non si sta a stabilire chi è più bravo, ma assieme come riusciamo a rendere meglio quel testo e come riusciamo in quel caso a portarlo sulla scena. È stata un'esperienza per me bellissima, credo che sia stata un'esperienza molto bella anche per gli studenti che l'hanno realizzato, per i docenti che hanno partecipato e hanno lavorato, e che si è concluso con un lavoro che hanno fatto assieme il regista, che è Walter Pagliaro, lo possiamo dire tranquillamente, che non era ancora in Lilla, per sua fortuna, non era ancora in Lilla, e poi con Micaela Estra, una bravissima attrice, assieme poi loro che cosa hanno fatto? Non hanno scelto i testi proposti da un gruppo rispetto a un altro, ma hanno fatto una sorta di collage tra tutti i testi. Attenzione, perché nel momento in cui gli studenti proponevano, dopo aver lavorato molto con i loro insegnanti, ma poi per la traduzione e per la resa lavorando da soli, proponevano la loro traduzione, la discutevano in un gruppo in cui c'era il regista, l'attrice, c'ero anche io, e discutevano, e c'erano i docenti della scuola, dei diversi gruppi della scuola che avevano collaborato, e si sceglievano assieme le varianti migliori, quelle che potevano essere più efficaci sulla scena, che rispondevano a quello che ci sembrava quello che volesse dire l'autore in quel determinato caso. Bene, alla fine hanno fatto un collage, regista e attrice, delle parti che a loro sembravano migliori, prese un po' da tutti i gruppi, e l'hanno proposto in uno spettacolo conclusivo sulla scena. Pensiamo che questo possa essere un modo utile per superare le differenze, per mettere assieme e lavorare, ci vogliamo riflettere. Ecco perché dicevo che l'attività didattica è ricerca. È ricerca, è collaborazione. Lo dico in primo luogo a noi docenti universitari. Togliamoci dalla mente il fatto che il nostro collega è il nemico con cui stiamo facendo una competizione, perché insegneremo questo ai nostri allievi. E questo è devastante, come abbiamo avuto modo di vedere in tante occasioni. Scusate se ho fatto questo inciso, prendo subito la parola a Maria. Penso di interpretare il pensiero di tutti dicendo che lei ha toccato, e la ringrazio veramente di cuore, ha toccato due argomenti che mi stanno molto a cuore e che stanno a cuore a chi lavora nella scuola giornalmente, che è l'aspetto della relazione, perché dentro la relazione passa tutto, cioè si apprende, si cresce, si conosce se c'è la relazione, ma se non esiste questa relazione tra discente, docente o viceversa, tra docenti o discenti, allora chiaramente diventa un'operazione inutile. E l'altro aspetto, quello del cooperative learning, che noi sperimentiamo continuamente, cioè la possibilità di imparare di più e meglio collaborando, lavorando insieme. Mi viene in mente proprio mentre lei parlava, famosa espressione di Seneca, che homines docet vis, appunto dico, se noi non ci mettiamo in questo atteggiamento anche noi docenti, nel momento in cui sperimentiamo e scopriamo, facciamo delle scoperte giornaliere di cui dobbiamo prendere atto, e queste strategie si vanno creando, costruendo man mano, modificando, ma diventa assolutamente necessario entrare in quest'ottica. Io credo che la rivista ci offra veramente questa grande possibilità, sia questo grande contenitore di grandi collaborazioni.
Mi piacerebbe a questo proposito dare la parola, anche se non era prevista, ma ne abbiamo parlato, alla professoressa Raccanelli, che è una professoressa Valeria e Renata, scusate, che è responsabile della sezione didattica e sperimentazione della rivista. Peraltro, grazie alla sua esperienza scientifica, non solo si è occupata di questioni di morale, però anche nel mondo latino, di commedia latina, ma ha anche avuto esperienza nelle scuole, quindi è una figura estremamente importante, un trade union tra esattamente i due ambiti. Grazie. Piccolissimo intervento di servizio, per così dire. Mi piacerebbe, ecco, se mi aiutasse anche Vincenzo, magari potremmo forse vedere un pochino la sezione proprio dedicata a ricerca e sperimentazione didattica, in modo da capire anche come in effetti poi ciascuno di noi può portare degli esempi anche concreti del proprio lavoro a scuola. E nella scuola e nell'università, come vedete, qui ci sono delle indicazioni, degli interventi vari, questo è il secondo numero, vi invito anche a vedere altre esperienze di altri colleghi nei numeri precedenti. E, appunto, un'idea forte che ci ha mosso è l'idea che moltissimi di noi in fondo ricercano tutti i giorni nella scuola, fanno un enorme lavoro proprio di sperimentazione didattica. E ricordo moltissimi di noi sono in realtà anche hanno una duplice personalità in qualche modo, no? Perché sono impegnati sia sul versante della ricerca scientifica che sul versante della ricerca didattica in qualche modo. E però d'altra parte il lavoro di moltissimi voi insegnanti, di noi anche, rimane molto spesso chiuso tra le pareti dell'aula e si vive questa situazione proprio di isolamento che effettivamente è terribilmente dannosa. Io credo che ci sia un enorme bisogno di uscire da questa situazione e mi viene in mente per esempio come in tante realtà geografiche diverse anche in Italia ci siano varie esperienze di vario tipo che dimostrano proprio questo bisogno di uscire, di incontrarsi, di fare rete. Credo che questa sia un'occasione appunto che ci viene data. Mi veniva in mente, prima è stato nominato l'esperienza dei classici contro. Ecco, vedete il secondo di quelle proposte che abbiamo qui registrato è un, perdonatemi il linguaggio, insomma, un po' uno spin-off, gli intrecci, no? La ricerca in classe, benissimo, però è uno dei, diciamo, delle sperimentazioni che vengono fatte nell'ambito di questo gruppo di lavoro. Praticamente qui si tratta di un gruppo di insegnanti, come vedete Andrea Cerizza, Manuela Padovan, Alberto Savan, che insegnano in liceo del Nord Est, che hanno proposto una serie di osservazioni su interventi che sono stati fatti da una serie di giovani studiosi, si tratta di dottori di ricerca che quindi sono stati coordinati nell'ambito di questa intervento, di questa appunto intercio 2015
e che quindi hanno avuto anche la possibilità di sperimentare in classe, di imparare a insegnare. E appunto questo è un racconto di questa esperienza. Sono partita, volevo partire proprio da un esempio, perché abbiamo avuto un altro esempio appunto dell'intervento palermitano qui della traduzione cooperativa, ma anche di traduzioni cooperative si è parlato in altri interventi, sempre qui nei classici conto. Ecco, io credo che questa rivista veramente possa dare a ciascuno di noi la possibilità di riflettere un po' appunto sul lavoro che si svolge in classe, descrivere quello che si fa. Il format che noi proponiamo di solito è appunto quello proprio di una descrizione di un'esperienza, di un progetto, delle esigenze del gruppo, della classe da cui è nata l'idea del progetto, il bisogno a cui dà incontro questo progetto e dei modi in cui è stato realizzato e degli effetti che ha sortito. Quindi una forma di osservazione, quindi mettere in comune delle esperienze. Mi viene in mente, sono stata in contatto recentemente anche con altri gruppi di lavoro che si occupano di insegnamento delle lingue classiche in Francia, cioè in particolare un gruppo di Grenoble che è molto attivo, di cui abbiamo dato notizia questa mattina, che in particolar modo si occupa di forme di insegnamento delle lingue classiche che vengono portate attraverso delle pratiche performative. E quindi per esempio il teatro, ma anche giochi di ruolo, ma anche situazioni appunto molto, diciamo, diverse e inventive. Ecco, uno dei problemi che si pone questo grande gruppo di ricercatori di Grenoble, Filippo Fonio, Melitea Bassanamu, è anche quello per esempio di costruire degli archivi di esperienze. Degli archivi che però non devono restare lì, in qualche modo, devono diventare dei tesori attivi in qualche maniera. Devo dire che questa è una cosa che mi è ritornata anche un po', si parlava prima anche di TFA per esempio. Anche a me è capitato di essere coinvolta appunto in esperienze di TFA e di provare questo brivido proprio di indignazione di fronte alla compressione in 4 ore di queste attività che chiaramente finiscono per essere totalmente irrazionali. Però ecco, ho avuto il grande privilegio poi di poter lavorare e incontrare delle persone, dei giovani che si stavano formando all'insegnamento, veramente di altissimo profilo, con delle energie e delle straordinarie veramente capacità umane. Ed ecco, anche loro avevano molto interesse per un'idea esattamente di esperienze appunto da narrare, da raccogliere, da studiare. Ecco, quindi io penso che sia estremamente importante che ciascuno di voi, anche insegnanti, no, possa veramente sentirsi molto libero di proporre il proprio lavoro e di discuterlo. Io vorrei anche far presente appunto che la redazione da questo punto di vista
è formato da un'equipe molto attenta, insomma, quindi si tratta di lavorare insieme. Qui c'è Pietro Necausi, che non ha voluto salire, però io lo inviterei, perché si tratta appunto di lavorare insieme per poter costruire un po' di rete. Posso fare un commento telegrafico? La critica principale che mi fanno i miei amici colleghi americani del nostro modo di insegnare è la mancanza di partecipazione attiva degli studenti. La critica principale che mi faccio io, perché io ho le critiche, è il presentismo, cioè l'illusione che si vive solo nel presente e che solo il presente esiste. Però la critica che mi fanno loro è che non c'è abbastanza partecipazione attiva. In questo senso tutto quello che potete fare è benvenuto: teatro, workshop di traduzione, produzione di saggi comparati. Partecipazione attiva è fondamentale, produzione. In questo senso i miei amici americani hanno riscoperto perfino una cosa che ho sempre odiato, il latino vivo, però lo fanno in modo diverso. Ho lavorato come volontario col gruppo di Paideia e devo dire che per loro funzionava, ma perché era attivo. Grazie. E darei la parola, se lo consente Marina, a Pietro Ricardo. Siamo proprio al momento della conclusione. Voglio soltanto dire una cosa: questa è una lista aperta anche dal punto di vista della scansione temporale dei contributi. Spiego meglio. Classico contemporaneo è un annale, ha l'impegno di andare in rete entro il mese di gennaio e l'abbiamo rispettato grazie all'impegno di tutti, all'impegno della segretaria di redazione Silvia Galasso, grazie a Vincenzo Patricolo, grazie al dottor Palumbo, grazie ai responsabili delle diverse sezioni. I contributi che arriveranno successivamente durante tutto il 2016 passeranno sempre attraverso la valutazione anonima che viene fatta per tutti i contributi. Se approvati, verranno pubblicati con numeri successivi di pagine rispetto a questo. Questo ci consente un continuo aggiornamento, consente di mantenere aperta la lista, può essere aperta in tutti i sensi. Resta aperta sino alla fine dell'anno e poi avremo il numero 3. In realtà il numero 3 è già questo, perché abbiamo fatto il numero 0, il numero 1 e il numero 2. Abbiamo fatto il numero 0 perché ancora non avevamo la registrazione presso il Tribunale, era giusto iniziare a farci conoscere. L'abbiamo fatto e ora siamo al numero 2. Do la parola a Pietro e poi forse dobbiamo chiudere il dibattito perché Maurizio e Alessandro poi devono partire anche. Sì, molto brevemente io aggiungo a quello che ha detto Renata nuove parole all'appello. Io credo che sia necessario che noi docenti ci abituiamo a disseminare le nostre esperienze, cioè a rendere gli altri partecipi di quello che facciamo, e credo che sia necessario perché dobbiamo combattere quella che è una vera e propria battaglia culturale. Dobbiamo, credo anche, mi dispiace che non ci sia più qui il dirigente Umberto, addomesticare i nostri dirigenti scolastici. Io ricordo, perché la pressione che sento sulla mia pelle è quella di cioè la pressione che il sistema, l'ambiente, le nuove forme di scuola che siamo costretti a subire sono quelle del trasformarci in tecnocrati. Il vecchio dirigente che c'era nella mia scuola, che peraltro mi voleva molto bene, veniva spesso da me e mi diceva: ma tu sei uno in gamba, sei uno intelligente. Lasciamo perdere, insomma, non penso che sia tutto bene, però insomma, pensava questo di me. E perché ti dedichi a questa roba come la ricerca? Perché studi gli antichi? Perché non ti prendi una bella funzione obiettivo? Perché non partecipi alla creazione del POF? Perché non fai il RAV, il rapporto di autovalutazione? Cioè, sostanzialmente, perché non lavori per la governance della scuola? Perché non diventi un collaboratore mio o del potere, insomma, quello che vuoi.
così come possiamo dire, insomma, non lo so. E, la mia risposta era non perché penso che queste cose siano del tutto inutili, cioè amministrare bene una scuola, farla funzionare bene, ma perché mi piace fare altro. E perché penso che alla fine se alcune cose che a me non piacciono sono necessarie per il buon funzionamento della scuola, altre cose che invece a me piacciono possono farla funzionare ugualmente meglio, se disseminate, se rese note anche ai colleghi, se possono creare dei modelli alternativi, dei percorsi diversi, penso che anche queste, anzi forse di più queste che altre, possono fare funzionare meglio una scuola. Per quanto riguarda i modelli, in un numero di classico contemporaneo, che è il numero 0, se non ricordo male, c'è il report di un lavoro che è stato fatto nella mia scuola, ed è un report che ho scritto assieme ai miei studenti. Lo abbiamo scritto assieme a, adesso non ricordo più, 18-20 anni, non so più che cos'era, ed era un progetto di traduzione cooperativa che è stata fatta in chat, con Google Drive, con gli studenti che lavoravano, collaboravano assieme, e la lezione che noi facevamo in classe era semplicemente l'editing della traduzione che loro avevano fatto, che poi è stato pubblicato a puntate in un blog che è stato costruito dagli alunni stessi. Sì, io credo che davvero i nostri studenti si potrebbero anche divertire molto di più se si sentissero presi e chiamati in causa. Questo, cioè, sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro. Comunque, rinnovo l'appello, secondo me è necessario che tutte le esperienze più interessanti che ognuno di noi fa nelle classi siano condivise, siano partecipate, e il classico contemporaneo offre una piattaforma, un archivio, diciamo così, un patrimonio, insomma, spero, per tutti gli altri. Certo. Sì, c'è qualche altro minuto se qualcuno vuole fare un intervento. I nostri professori tra poco devono partire, ma ancora qualche minuto lo chiamo. Prego, la professoressa Guerini. Buonasera a tutti, si chiama Agatha Guerini. Perché ascoltandomi mi consentite, mi sento un po', come dire, in un ambito, in un ambiente che non mi appartiene, perché non insegno lingue classiche, ma provengo dagli studi classici, da questa scuola. E volevo dire due cose. Innanzitutto sono molto contenta di questa giornata, di aver potuto parteciparci, perché finalmente un pomeriggio libero da dedicare a questa che io chiamo una bellissima ricreazione spirituale, perché l'ho associata, e questo per me deve diventare un grande augurio per tutti voi, ad alcune giornate dei primi anni 90, quando, e per tutti gli anni 90, l'editore Palumbo ha dato vita a un'esperienza straordinaria, nella quale il mondo dell'accademico, il professore Romano Luperini, grazie, ripeto, all'editore Palumbo, veniva spessissimo a Palermo e si ragionava insieme sull'insegnamento della letteratura italiana, dei letterati italiani, sul senso da dare ancora negli imminenti anni 2000 all'insegnamento della letteratura italiana. E non solo questo, passò attraverso tantissimi percorsi di full immersion, di conoscenza di autori, ma attraverso seminari fondamentali che hanno segnato moltissimo la preparazione di tutti noi, cioè quando ci interrogavamo sui criteri con cui andare a scegliere gli autori e a creare il canone letterario. Le tante risposte poi registrate in analogia credo che vadano benissimo per quanto oggi ho affrontato. La risposta fu quella per cui sì,
studiare la selezione di alcuni autori da dover passare attraverso la risposta che insegnare letteratura serve a trasmettere valori. Quindi un po' quel repertorio per modelli di cui si parlava prima, ma attraverso la costituzione di classi come comunità ermeneutiche, dentro le quali cioè si scatenassero punti di vista e si esprimesse in maniera sintetica all'interno di un divenire appunto dei punti di vista stessi, si esprimesse poi una posizione di quella classe, delle classi. Questa era la grande tesi, ed è la grande tesi di Romano Lupellini, che in questo senso veramente ci ha dato tantissimo. Oggi io rivedo il miracolo e mi auguro, e grazie appunto a Vittorio Palumbo, che si apra questa nuova grande pagina per la cultura classica, uso questo termine, perché ritengo che poi si possa inserire benissimo all'interno di un dibattito molto vivo questi ultimi almeno un paio di mesi su web, tanti articoli intorno alla faccenda del pensiero critico. Mi spiego meglio. Mi veniva in mente proprio un articolo di Massimo Baldacci, il professore Baldacci, intorno a come insegnare oggi nella società liquida della conoscenza, nel mondo del web, insegnare il pensiero critico ai nostri studenti. E riflettevo su questo poco fa, quando la professoressa Romana diceva: quale paradigma mantenere o non più sposare? Quello della classicità come il luogo dei modelli o quello dell'approccio per cogliere le differenze? Se ho capito bene, non sono una grande esperta appunto di cultura classica, però ritengo che il paradigma e quindi l'approccio antropologico e il cogliere le differenze sia la modalità migliore per poterci agganciare a una costruzione di competenze varie, diverse, che si fonda sulla acquisizione di capacità di pensiero critico. Il pensiero critico, qualcuno dice, deve diventare una materia da insegnare? No, evidentemente. Il pensiero critico lo veicoliamo anche attraverso questo incontro con la cultura classica, volto a cogliere differenze, analogie, a ragionarci in un incontro, scontro tra il passato e l'oggi, che possa fare veramente della classe quel luogo di comunità ermeneutica che si confronta, coglie differenze, riflette e quindi esercita, costruisce per quel pensiero critico necessario per poter vivere oggi in tutte le dimensioni, scientifica, non scientifica, qui credo proprio che non sia il caso di alzare muri tra le due culture, ma per poter vivere nella nostra complessissima società della conoscenza. Il pensiero critico deve essere ricordato sempre e in tutte le occasioni, e credo che questa modalità con cui ci si approccia anche a questa classe sia una modalità vincente. Grazie per avermi regalato anche queste riflessioni. Io ripeto, non appartengo a questo mondo. Grazie, professore. Grazie. Grazie alla professoressa Guerri, ci sono interventi. Prego. Professore Bernardi. Tanto pochissimi minuti perché il tempo finisce. Ma Plauto direbbe spettatore supplaudite, perché questa è un'iniziativa da applaudire. E ci voleva, diciamo, perché di questi problemi dibattiamo da tanto tempo, ahimè. Abbiamo lavorato alla stessa, ma volevo ricordare una cosa che mi sta molto a cuore: quando Giovinetti, appena l'aveva Pino Lumi e altri, partecipavamo a un dibattito sul latino, su come insegnare il latino, con Re Valano 1970, realizzato da Giusto Monaco e da Domenico Romano. E si discusse su questi temi, ovviamente non con le problematiche così moderne come oggi, però allora la questione locale era se continuare a studiare il latino in maniera così archeologica come allora era, eravamo nel 1970, o aprirsi a forme, certe volte anche un po' scorrette, di attualizzazione. La problematica allora era questa. Da un lato c'era il vecchio modo, la vecchia scuola di latino che funzionava in un certo modo e che non funzionava più, dall'altro lato erano nati appena certi libri come quelli di Perelli, per citare un nome, Lucrezio Preco dell'Angoscia, oppure il Teatro Rivoluzionario di Terenzio, che erano suggestivi al massimo per noi studenti appena post 68, 68 perché per me era un 68, ma comunque dissi quell'esperienza
E però da lì cosa è successo? E qui forse un po' di autocritica a tutti, non dico noi, ma molti lo devono fare. Da un lato l'università poi si è alloccata su posizioni, diciamo, accademiche, dall'altro lato la scuola è stata in pasto a un didattichese privo di contenuti. E quindi viviamo questo viato, e questa rivista può risolvere il problema. Però l'augurio qual è, quello che io formulo e ho chiuso? Quello che questo pensiero, questa visione del mondo antico diventa egemonica, altrimenti diventa soltanto un discorso per 100 persone che siamo qui, ma si chiude lì. Allora la mia aspettativa è che voi, noi tutti, comunità, cerchiamo di spostarci, di portare fuori anche dalla rivista, cioè facciamo degli incontri fuori, giriamo per l'Italia, facciamo conoscere. C'è il professore Bertini che ha uno strumento micidiale, che è Repubblica, il suo articolo, cito soltanto quello, sulla riforma della seconda prova di maturità, è diventata un classico, per usare il termine che oggi si sa, ottimo iure. Quindi auguri, e però portiamole fuori queste cose, sforziamoci di farle diventare il pensiero dominante. Grazie. Un altro, qualcosa da dire? Forse purtroppo dobbiamo chiudere, ovviamente non chiudiamo con questo augurio, veramente si prego. La conclusione la farà Maria Rinaldo, che la fa benissimo. Io voglio dire soltanto una cosa, anzi due cose. La prima cosa è, attenzione, questa rivista non è la rivista di Valeria Di Parelli e di Giusto Bicocchini, per tutti gli amici che sono qua, di come, ma è la rivista di un gruppo di persone molto ampio che lavora assieme e che si trova in assoluta sintonia. Quindi quando domani non ci sarà più Picone, non verrà meno la rivista, anzi andrà sicuramente meglio da quel punto di vista, perché c'è questo gruppo di persone che è in sintonia e lavora assieme. E non è un caso che noi abbiamo articolato questa rivista, e abbiamo scelto il fatto così, in diverse sezioni. La prima sezione è Orizzonti e si muove nella direzione, come dire, comparatistica che è stata ricordata. La seconda, Presenza Classica, si muove nella direzione e riceve contributi che sono sul versante della ricezione e fa dialogare, si propone perlomeno di far dialogare questo aspetto. Questo è nel progetto iniziale. In ognuna delle sezioni c'è un responsabile della sezione e ci sono tanti altri che lavorano assieme, ed è un lavoro che facciamo assieme, ed è un lavoro che non sarebbe possibile, lo ripeto ancora una volta, senza l'apporto indispensabile dell'editore Palumbo, della Palumbo Multimedia, senza l'apporto di tutti quelli che lavorano in questo, senza la collaborazione piena e la sintonia con la Consulta Universitaria di Studi Latini. Le persone che avete sentito qui non erano qui per caso, non erano qui perché rivestono una certa posizione all'interno, come dire, dello scacchiere universitario o dello scacchiere della scuola. Sono persone che sono qui perché significano qualcosa in un progetto. Tutti quelli che sono intervenuti qui. Allora, io lo dico a titolo personale, userò la metafora patrimoniale che è propria del termine classicis. Io, dopo questo dibattito, sono più ricco. Grazie. Penso che tutti noi possiamo condividere questo giudizio del professore. Io penso che sia un ottimo strumento perché possa passare quella rivoluzione culturale di cui in questo momento abbiamo bisogno, proprio per salvare tutto quello che ci sta a cuore. Rivoluzione culturale che diventa una rivoluzione politica in senso stretto e che ci consente di riprendere le tematiche di cui ho parlato: cittadinanza, tolleranza, cioè la polis fa veramente di relazioni, di sinergie tra elementi diversi e quindi penso e di differenze, ovviamente, ma le sinergie funzionano dentro le differenze se cerchiamo la differenza, quindi speriamo che veramente questo sia un inizio. Grazie a tutti, grazie di cuore a tutti gli intervenuti, la scuola è semplicemente onorata, grazie di cuore all'editore Palumbo che veramente ha consentito, ha mostrato questo straordinario coraggio e ha consentito veramente di mettere in campo questa grande attività. E la seconda? Sì, sì, che rimane aperta, una rivista abbastanza. Va bene, grazie a tutti, alla prossima.